Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast LinkedIn for Business. Dedico questa puntata a sicuramente una notizia che mi riempie di gioia e che poi porta alcune piacevoli conseguenze, credo che possano interessarti. Allora, il 17 ottobre, data ufficiale, uscirà il mio quarto e ultimo libro sul tema LinkedIn. Questo libro si intitola La pubblicità su LinkedIn ed è un libro in cui provo a spiegarti strategie, tattiche, metodologie, approcci vincenti per creare una campagna di LinkedIn soddisfacente che generi dei risultati e dei ritorni interessanti. Sto anche preparando una serie di date, non solo a Milano, per portare un po' in giro questo libro, per parlare di LinkedIn Advertising e magari anche di strategie di LinkedIn to cure. Sto per questo definendo programmi, tempistiche, date, location e a breve troverai ufficialmente il calendario sul mio sito web linkedinforbusiness.it. Già ti anticipo alcune date: il 31 ottobre farò un primo evento a Milano, un pomeriggio presso l'hotel Ibis, dove spiegherò in anteprima il mio nuovo modello LinkedIn Ads Canvas e in occasione appunto presenterò il libro. Poi ho un'altra serie di date e di appuntamenti legati alla promozione, al lancio del libro. Il 5 novembre prenderò un treno per Rimini, il 6 novembre mattina parlerò al Social Media Strategist di LinkedIn Advertising, il 6 novembre pomeriggio sarò alla libreria Via Marghera a Mondadori Store, presso Mondadori Store, dove in partecipazione insieme anche all'amica Chiara Colangelo di Esker parlerò ancora una volta del tema di LinkedIn Advertising. Mi sono dimenticato: il 23 ottobre mattina sarò in SMAU a Milano e parlerò del mio libro. Il 18 novembre invece sarò tutto il giorno a Torino e ancora una volta parlerò di LinkedIn for Business, quindi strategie, approcci per fare personal branding, lead generation, fare marketing su LinkedIn e naturalmente parlerò anche di advertising. Sto anche definendo una data per Bologna e probabilmente anche per Firenze e Roma. Detto ciò, volevo condividere con voi alcune FAQ, Frequently Asked Questions, attorno al mondo LinkedIn, per provare a cominciare a fugare alcuni dubbi, eliminare qualche pregiudizio, qualche preconcetto sull'utilizzo, sull'efficacia e sulla validità di fare una campagna su LinkedIn. Allora, una prima domanda che secondo me è legittima è: ma vale davvero la pena investire su LinkedIn per qualunque tipo di settore, per qualunque tipo di business? Oppure ci sono dei settori, dei business che magari hanno dei modelli differenti che hanno un maggiore probabilità di successo a investire su LinkedIn? Ecco, provando a rispondere a questa domanda, sicuramente LinkedIn è, come dire, molto più ad hoc per chi fa business to business rispetto a business to consumer, anche se in realtà ci sono delle campagne di successo condotte da alcuni brand del settore automotive. Mercedes, Maserati, Lamborghini sono aziende, sono brand che hanno investito anche pesantemente con campagne di advertising su LinkedIn. Il punto è quello di riuscire a capire come intercettare il nostro target. Se il nostro obiettivo è intercettare dirigenti piuttosto che fleet manager, responsabili di flotte aziendali all'interno di grandi aziende, un brand come Mercedes o Maserati ha tutto un interesse a farsi trovare o a ingaggiare potenziali buyer o influenzatori d'acquisto anche per le flotte aziendali. Quali sono le peculiarità delle campagne LinkedIn? Che cosa le differenzia rispetto a una campagna su Facebook? Beh, innanzitutto
provare a rispondere a questa domanda vuol dire proprio entrare nel merito delle feature, delle caratteristiche di LinkedIn. Oltre a essere sicuramente il luogo deputato per chi fa B2B, LinkedIn ti permette anche di fare un targeting basato su parametri professionali. Quindi posso targetizzare le mie persone in base al ruolo, alla funzione aziendale, alla seniority, al nome, al tipo di azienda, al settore aziendale, all'area geografica, ma anche alle competenze, agli interessi, alle skill o al profilo accademico, quindi di studi che ha fatto. Sono tutti criteri di targeting che non abbiamo con questo livello di dettaglio disponibile su altri social network. È importante conoscere e sapere che su LinkedIn puoi fare anche una campagna di account-based selling, quindi andando a targetizzare le tue aziende target, creando una lista, un elenco di aziende che vorresti raggiungere. Quindi non solo lavorare sui lead, ma anche sugli account, ovvero sulle aziende. Su LinkedIn si possono fare campagne di retargeting, si possono creare delle liste ad hoc di clienti, prospect, abbonati, iscritti, concorrenti, dipendenti e lavorare sia in ottica di inclusione all'interno del nostro target audience desiderata, ma anche in ottica di esclusione. Quindi possiamo escludere dalle nostre campagne LinkedIn il target dei concorrenti, dei dipendenti, per non sprecare soldi o click inutilmente. Altro punto importante è il tema legato al costo. Sì, è vero, un costo su un annuncio su LinkedIn può costare anche 10 volte quello che puoi pagare su Facebook o su Instagram. Il punto è capire la qualità di questo contatto, il fatto di poter raggiungere esattamente quella persona che occupa quel ruolo, quella funzione e ha quel potere decisionale tra le proprie mani. Ecco, questo tipo di qualità, di precisione, di ricchezza in termini di hyper-targeting non lo trovi in altri social network. LinkedIn ti permette anche di scalare, in termini di riuscire a raggiungere esattamente quella dimensione del target, quindi tutti, o quasi tutti veramente, le persone che corrispondono a quella tua buyer persona o quel tuo profilo ideale. Inoltre, quando parliamo di costi, dobbiamo parlare anche di ritorni. Quindi dovresti relativizzare il costo della campagna rispetto a quello che ti può portare in termini di risultati, di revenue, di nuovi clienti, di nuovo fatturato. Se stai spendendo anche 10, 15 o €50 per generare un lead qualificato che ti può portare 10, 15 o €50.000, capisci bene che il ROI, il ritorno sull'investimento, è assolutamente importante anche se stai spendendo apparentemente tanto per un click o per la generazione di un lead. Quindi nel mio webinar, nei miei workshop, nel mio libro troverai, come dire, una sorta di workflow decisionale per capire se hai tutte le carte in regola, tu o la tua azienda, per investire con successo su LinkedIn. Ti farò delle domande, ti chiederò qual è per esempio il valore medio dello scontrino, quindi del ticket, dell'ordine di un tuo nuovo cliente. Quanti acquisti farà nel tempo ripetutamente? Questa naturalmente è una stima che ti porterà a calcolare il valore del cliente acquisito lungo tutto il suo ciclo temporale. Quindi il numero degli acquisti per il valore medio di scontrino per gli anni con cui il cliente sarà con te ti permetterà di calcolare il famoso lifetime customer value, cioè il valore reale del cliente non oggi, non legato al primo acquisto, ma a tutti gli acquisti futuri che continuerà appunto a fare con te. Ecco, quindi sulla base di questo valore puoi stimare un budget, puoi definire quanto ha senso investire per quanto ha senso stimare in termini di ritorno e quindi potrai rispondere alla domanda che tipo di ritorno sull'investimento ti puoi aspettare, ti puoi attendere da una campagna di LinkedIn.
Altre domande molto ricorrenti sono: ma se io dovessi partire, qual è la combinazione tipica ideale dei parametri di targeting? Quanto dovrebbe essere la dimensione ideale della mia target audience? Quali sono i formati ADV che funzionano meglio, che sono più efficaci, più semplici da costruire, che ti possono dare una percezione subito di quello che è il copy giusto, l'immagine o altri elementi emozionali legati alla tua campagna. Quindi ti parlerò appunto di quali sono i formati ADV più performanti. Altro tema importante su cui vertono molte domande sono le strategie di budgeting e di bidding. Quanto dovrei investire giornalmente, mensilmente, per tutta la durata della campagna? Quali sono le migliori strategie di bidding? Conviene partire con un costo per click, quindi con una modalità di tariffazione legata a una risposta diretta, oppure con una modalità di tariffazione legata al pagamento per 1000 visualizzazioni? Stiamo parlando in questo secondo caso di CPM. Ecco, come possono variare le strategie di bidding lungo tutta la campagna? Ha senso, per esempio, attivare l'opzione di bidding automatico oppure no? Ecco, queste sono tutta una serie di finezze, di dettagli che ti permetteranno di fare fine tuning della campagna e di raggiungere dei risultati migliori. Ecco, credo che come anticipazione di quello che può essere il menu che gusterai insieme a me durante il workshop del 31 ottobre, di cui ti darò un assaggino anche questo giovedì 3 ottobre alle ore 12, quando terrò un webinar, credo che ti possano solleticare abbastanza il tuo appetito per fare un passo ulteriore di capire di cosa si tratta e chiederti: sì, forse oggi è il momento di non tergiversare più e di dare una chance a LinkedIn anche come strumento di advertising, non solo come strumento per fare costruire relazioni profittevoli, non solo come strumento migliore attualmente per sviluppare una relazione professionale con i nostri interlocutori, ma anche una piattaforma utile, efficace e come dire, ad alto ritorno sull'investimento per fare advertising. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao!